Sono stabili le condizioni del ragazzo di 25 anni che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la A18. Intorno alle 14:20 era insieme a un ventenne a bordo di un Audi Q5 nera quando, per caso in corso di accertamento, quest'ultimo ha perso il controllo del mezzo. L'auto ha divelto 7 paletti e 30 metri di guardrail. Dopo aver percorso 10 metri lungo la scarpata, ha finito la sua corsa cappottando sul tetto. I due sono volati giù dal viadotto Briga all'altezza dell'abitato di Giampilieri. L'incidente sarebbe stato autonomo e probabilmente dovuto all'alta velocità e alle condizioni dell'asfalto bagnato dalla pioggia. Sul posto è intervenuta la Polstrada che ha allertato i soccorsi insieme ai vigili del fuoco. Due le ambulanze che hanno trasportato i ragazzi in codice rosso all'ospedale policlinico. Il ventenne alla guida della vettura se l'è cavata con una prognosi di 20 giorni, mentre l'amico che si trovava sul sedile passeggero ha riportato traumi più seri e tuttora si trova ricoverato al policlinico. I medici hanno preferito non sciogliere la prognosi, ma non corre pericolo di vita.